Iniziamo con consigliere Bianconi, razionalizzazione e potenziamento del trasporto pubblico in Umbria. Prego, consigliere Bianconi. Grazie, grazie Presidente. In un contesto difficile e sempre più complesso nel quale ci troviamo ad operare a causa di questa crisi, anche il settore dei trasporti sta pagando un caro prezzo. Un prezzo che grava sul settore specifico, ma che rischia di gravare ancora di più sulla qualità della vita di tutti gli umbri. Perché senza dubbio dobbiamo fare i conti con un bilancio regionale che dovrà cercare e reperire risorse, e sappiamo che per la demografia della nostra regione, per la sua conformazione geografica, il tema dei trasporti è stato sempre un tema molto sensibile, in vista anche di un purtroppo peggioramento dello stato di salute economico delle famiglie umbre. Un tema come quello dei trasporti, dei collegamenti, diventa ancora di più centrale. Ecco, rispetto a questo, dando per acquisito il documento della Presidente della Giunta regionale concernente le linee di indirizzo del programma di governo ex articolo 63,2 dello Statuto regionale, dando anche per acquisito quanto contenuto nel documento di economia e finanza regionale 2021-2023, ritengo opportuno fare delle valutazioni specifiche, in particolare in linea con quanto già si annunciava. Sarebbe opportuno creare e sostenere un'offerta di trasporto pubblica nuova, flessibile e differenziata da parte di operatori pubblici e privati, in grado di operare in modo sostenibile e al contempo garantire un'adeguata mobilità in tutto il territorio regionale, comprese le frazioni più isolate. Per realizzare ciò apparirebbe insufficiente il sistema attuale basato su un'unica azienda o azienda pubblica di trasporto, ma dovrebbe essere arricchito da servizi complementari coerenti e integrati di car sharing, mobilità dolce, ripristino in tempi rapidi dell'intero percorso della FCU, realizzando così un'offerta di servizi più flessibili e mirata alle mutevoli esigenze dei territori. Tutto ciò si può realizzare soltanto creando una cabina di regia unica che in primis ascolti le esigenze dei differenti stakeholder, utenti, pendolari, lavoratori, istituzioni locali, imprese del settore, imprenditori privati e sindacati, e soltanto in seguito elaborare un programma condiviso e coerente in grado di fornire soluzioni finanziariamente sostenibili, ma anche realmente adeguate alle esigenze degli utenti. A tal riguardo, quindi, si interroga la Giunta entro quale data verranno realizzati gli interventi sopra citati, premessi nelle linee di indirizzo del programma di governo, chiarendo altresì se e quali iniziative di ascolto dal basso sono state poste in essere per la elaborazione di un programma di riorganizzazione del trasporto pubblico coerente ed adeguato alle esigenze dell'Umbria. Assessore Grazie. Melasecchi, prego. Mi fa piacere questa interrogazione del consigliere Bianconi perché riporta, devo dire, in primo piano uno dei problemi più grossi che la giunta nuova Tesei si trova ad affrontare, perché come è noto a tutti, non c'è bisogno che rifaccia la storia dell'FCU, di Umbria Mobilità e di tutto quanto è accaduto negli ultimi 10-15 anni su questo fronte, perché, ripeto, il settore dei trasporti è uno dei più, forse è sicuramente il più problematico di quello che la Giunta si è trovata ad affrontare. Confermo totalmente le linee cui faceva cenno il consigliere Bianconi perché rappresentano un po' il piano industriale di questa giunta sul settore.
rispondo alla prima domanda immediatamente, entro quale data. Fossi Mandrake sicuramente potrei rispondere, ma poiché dopo 50 anni di governo di un certo colore e di una certa impostazione, noi vorremmo, e parlo al Bianconi imprenditore, non al Bianconi diciamo Masaniello, ma al Bianconi imprenditore, per cui confermo che nel corso di quest'anno, nonostante le enormi difficoltà dovute fondamentalmente a 7-8 mesi di Covid, con tutto quello che ha comportato sul fronte dei trasporti e sul fronte delle ripercussioni enormi sui nostri contraenti, parlo di Trenitalia, RFI, eccetera, che ha sconvolto totalmente i loro piani industriali. Nonostante questo, abbiamo fatto un lavoro notevolissimo. Faccio una carrellata veloce di titoli. Perché? Perché io vorrei che incontrarmi con tutti i consiglieri che lo vorranno, in commissione magari, in cui ogni titolo che cito possa essere approfondito, perché occorrono ore per parlare di questi argomenti. Primo, abbiamo rinnovato la carta a tutto treno per i pendolari a condizioni economiche di assoluto vantaggio. Quindi è uno dei temi su cui tratta il consigliere Bianconi. Abbiamo proseguito con gli sconti agli studenti universitari ed equiparati in tutta l'Umbria. Abbiamo rinnovato il Frecciarossa per il quarto anno sperimentale 2021, adducendo un nuovo treno regionale da Foligno ed Assisi, e siamo in ballo per ottenere, cosa che già c'è stata confermata per iscritto, la fermata di Terontola, perché la pretendiamo, perché è una fermata che riguarda tutti i comuni dell'Alta Umbria, Lago Trasimeno, e che adduce ulteriori viaggiatori su quella linea. Con la ministra De Micheli ho pochi giorni fa, in occasione dell'inaugurazione della Terni Rieti, ho riconfermato come uno dei punti fondamentali il mantenimento da parte del governo del contratto di programma per quanto riguarda la riapertura dell'intera FCU. Sul tratto Città di Castello Ponte San Giovanni abbiamo sbloccato una situazione che era completamente ferma per quanto riguarda l'aspetto della sicurezza e della velocizzazione. Stiamo trattando con il Comune di Perugia la eliminazione di 4 passaggi a livello, di cui 2 croci di Sant'Andrea, pericolosissime, che peraltro ritardano il percorso del treno. PUMS di Perugia, PUMS di Terni, raddoppio Orte Falconara, lavori di velocizzazione 24 minuti sulla Foligno Terontola, Foligno grandi officine, manutenzione dei nuovi treni, 12 treni in arrivo. Assessore, per favore, tempo. È chiaro che l'argomento è un argomento così articolato che non posso andare avanti, perché il Presidente neanche con i titoli. Confermo un impegno enorme, senza risparmio di energie, per quanto riguarda tutti i dettagli che il consigliere Bianconi e gli altri consiglieri vorranno. Sono disponibile ad approfondirli nella sede che ritengono più opportuna. Grazie. Grazie assessore, non so se il consigliere Bianconi vuole replicare. Prego consigliere. Sì presidente, grazie. La ringrazio assessore per quanto lei ha rappresentato. Non mi sento un Masaniello, ma soltanto un consigliere. Una battuta di simpatica ironia. Sì, sì, sono ironico, ma soltanto un consigliere imprenditore a servizio dell'Umbria. Quindi, rispetto alla sua apertura ad un confronto leale
e concreto nell'affrontare i temi che ha citato, credo che il sottoscritto, ma non solo il sottoscritto, li potrà trovare sicuramente al tavolo. Mi allargo nel concetto anche agli altri. La partita sappiamo tutti che è difficile, non pensiamo che lei abbia la bacchetta magica, ma ripeto, questa regione ha bisogno, attende risposte puntuali e mi auguro alle dichiarazioni di principio possano far seguito piano piano delle risposte alle quali lei ha fatto riferimento, ma alle quali ci piacerebbe mettere vicino una data sul calendario. Ripeto, resto in attesa di questa convocazione per entrare nel merito dei tanti temi che lei ha citato. Grazie. Grazie consigliere Bianconi. Passiamo all'oggetto numero 16, interroga il consigliere De Luca, Parco Nazionale della Cascata delle Marmore. Prego consigliere De Luca, risponde sempre me la secche. Grazie Presidente, ma diciamo nel quadro di un isolamento infrastrutturale, una desertificazione che non recente, che interessa purtroppo l'Umbria meridionale, rendendo diciamo estremamente difficoltoso spesso l'attrazione di investimenti e di iniziative che potrebbero riuscire a costituire una possibilità di risollevamento per questo territorio da quel gap che nei fatti è documentato da quelli che sono gli indicatori in merito alla disoccupazione, in merito a quella che è una realtà estremamente incentrata purtroppo intorno a poche realtà come le acciaierie di Terni, che questo isolamento infrastrutturale, grazie all'intervento, all'impegno diciamo, di diverse persone, sta nel caso, come nel caso ultimo della Terni Rieti, ma anche, mi auguro, lo sa bene l'assessore Belasecchi, anche un lavoro congiunto e un intervento su quello che può essere l'alta velocità Roma-Ancona, può realmente andare a risollevare il nostro territorio. La situazione, poi lo vedremo anche nella discussione sul DEF, sicuramente è estremamente interessata anche per quello che è la partita diciamo del recovery e quella che è la partita di quelli che saranno i progetti che noi andremo a presentare all'interno diciamo di fronte al governo e quindi la capacità di far sentire le nostre istanze. Che nel 2005 il comune di Terni produsse attraverso un protocollo d'intesa tra regione, provincia e comune, siglato nel 2006, un progetto, diciamo, uno stanziamento di 28 milioni di euro da parte della regione Umbria per riuscire a costituire un bypass alla galleria, diciamo, della Cascata delle Marmore. Posta sulla strada Valnerina, che a seguito diciamo di manovre a livello diciamo governativo, quello che rispose all'epoca l'assessore Chianella nel 2018, il progetto non fu più finanziato per effetto della manovra Tremonti, che tale progetto però costituirebbe la base per una valorizzazione del sito turistico della Cascata del Marmore. Nella possibilità reale di immaginare la creazione di un parco nazionale della Cascata delle Marmore, liberandolo quindi diciamo, dal flusso automobilistico e andando a ripensare e a riconcettualizzare la Valnerina come una strada turistica, quindi non più come una strada oberata dai camion che mi auguro dovranno passare con un investimento futuro sulla Terni Spoleto. Ma arrivare invece a trasformare questa strada in un vero gioiello che parte dalla Valnerina Ternana e arriva fino a Castelluccio di Norcia e quindi dare realmente la possibilità di dare di costruire un pacchetto di sviluppo intorno a questo bene inestimabile e non delocalizzabile. Quindi interroghiamo la Giunta per capire se alla luce delle future risorse previste nei piani europei di rilancio, ma anche considerando lo stanziamento di risorse proprie, se sia intenzione
riproporre come infrastruttura prioritaria, aggiornando i relativi piani di programmazione, il progetto di un bypass in galleria rispetto all'attuale tracciato stradale della SS 209 Valmerina, che consentirebbe di superare l'attuale strozzatura, liberando dal traffico un'area turistica di eccellenza unica in Italia e in Europa, ponendo le basi per un ambizioso progetto di realizzazione di un parco nazionale della Cascata delle Marmore. Concludo, Presidente, ricordando all'assessore Merasecchi che anche lui, quando in tempi non sospetti, diciamo, sul tema sollecitò le varie giunte, diciamo, comunali, quindi mi auguro che coerentemente con, diciamo, con quanto sostenuto in passato, lo faccia anche oggi. Grazie. Assessore Melasecche, prego. Dunque, come ben sa il consigliere De Luca, il parco nazionale, lo chiami un po' come vuole, ma con 400.000 turisti paganti che vengono e sono venuti anche quest'estate, credo che il parco nazionale naturalistico della Cascata delle Marmore e del lago di Piediluco è una realtà. È una realtà che, come lo ricorda, era ragazzino, forse aveva i pantaloni corti, è una realtà la cui rivoluzione fu voluta dal sottoscritto 20 anni fa e realizzata chiudendo il parco, valorizzandolo. Oggi, certo, come dice No, lui, problema, Paola. occorre fare molte altre cose, anche Mette più quello davanti. che lui propone, però ricordo che stiamo lavorando come regione con il comune per realizzare il percorso trekking e la ciclabile dalla città alla Cascata delle Marmore. Abbiamo da poco inaugurato il percorso della ciclabile da Santa Anatolia di Narco che scende fino alla cascata. Stiamo sollecitando imprenditori privati perché realizzino quell'obiettivo fondamentale che è di questa giunta e che passa per lo slogan meno auto, più turisti, per cui con le imprese multinazionali del trasporto su cavo si sta studiando la possibilità di realizzare un ascensore che da Piazzale Byron porti migliaia di turisti al giorno alla zona di Campacci e con i battelli elettrici percorrono poi l'intero canale Drizzagno per arrivare al lago di Piediluco. Un enorme passo avanti. E riconosco i meriti di chi ci ha lavorato, è l'inaugurazione della Terni Rieti. Stiamo molto da vicino seguendo il lavoro dell'ANAS e dell'impresa per lo svincolo di Piediluco, che ancora non c'è e che speriamo entro la primavera venga realizzato. Ma venendo al cuore della interrogazione, quei 25 milioni di cui parla il consigliere De Luca non ci sono mai stati, erano nei progetti. L'impegno che posso prendere è quello di andare a rivedere l'intera materia, ma è chiaro che nel quadro generale del Recovery Fund, io ricordo che la ministra De Micheli era qualche giorno fa ha ricordato che su questi fondi europei non molti saranno quelli che si potranno utilizzare per le infrastrutture, ma il governo di cui fa parte il partito del consigliere De Luca sicuramente sarà munifico nei confronti della regione Umbria. E su questo noi lo stiamo sollecitando perché ha detto la De Micheli che avrebbe finanziato tutte queste opere, a cominciare dall'FCU, a cominciare dal raddoppio della Orte Falconara e di tutti i progetti che noi abbiamo, con i fondi statali tradizionali. Su questo abbiamo accordi di programma, siamo in prima linea, io prendo atto dell'interrogazione. Farò il possibile per ritirare fuori questo progetto, perché da Tremonti in poi, di ministri dei lavori pubblici e delle finanze, ci sono stati di tutti i partiti, a cominciare dal Movimento 5 Stelle,
a cominciare dal PD, e quindi credo che sia necessaria una coralità, perché la maggioranza e la giunta si assume tutte le responsabilità su questo fronte e sta portando avanti questi problemi in maniera decisa. Occorre che anche il governo faccia la sua parte, e su questo lo stiamo sollecitando. Anche assessore, volendo, assessore Tempo, trattare in commissione per approfondirlo in maniera adeguata. Grazie. Consigliere De Luca, prego. Grazie Presidente, ma io credo che è evidente che l'area, diciamo, turistica della Cascata del Marmo richiede un intervento che sia degno di quel, diciamo, di quel sito, della portata e della potenzialità che è chiaro, è sotto gli occhi di tutti. Parliamo di un flusso turistico enorme, ma che è totalmente sotto stimato e che potrebbe essere realmente invece avere un effetto moltiplicatore all'interno del territorio. Quindi credo che progetti come queste, come questi, siano prioritari. Sicuramente l'assessore Melasecche ha elencato tutta una serie di progetti che sono sul tavolo da anni, dall'ascensore e che hanno origini, diciamo, ben lontane, ma sicuramente questa è la necessità di costruire una visione intorno al sito della Cascata del Marmore. Significa riuscire a liberare diciamo, dal traffico veicolare quel tratto, ma allo stesso tempo trasformare in, diciamo, in dialogo con ANAS, in dialogo con i comuni e con le realtà territoriali, anche sotto il profilo del decoro, sotto il profilo, diciamo, estetico, quella strada in una strada turistica, come ce ne sono tante in Europa, come ce ne sono tante nel mondo, che riesca a dare realmente, a diventare uno spazio di fruibilità per tutte le bellezze che, ripeto, da Norcia fino alla Cascata delle Marmore rappresentano la nostra Valnerina. Grazie. Consigliere Peppucci, interrogante, prego. Grazie Presidente. Merito al ponte di Montemolino ricade sulla competenza su due comuni, ma effettivamente è un ponte che permette il collegamento di tutti i comuni della media Valle del Tevere. Nel 2012 sono stati effettuati dei lavori di consolidamento della struttura che hanno permesso di prolungare la vita del ponte provvisoriamente per ulteriori 10 anni, quindi dal 2012 al 2022. La funzionalità della infrastruttura ad oggi è sottoposta comunque a delle limitazioni, faccio riferimento al senso unico alternato ormai dal 2012, la portata massima di 20 tonnellate e una velocità di 30 km orari. Dati appunto questi lavori di consolidamento, la viabilità del ponte ha una scadenza proprio prevista per novembre 2022 e una chiusura comporterebbe chiaramente molti danni. In primo luogo gravi disagi per quanto per la popolazione e per gli spostamenti, ma certamente anche gravi disagi e danni per l'economia di tutto il territorio della media Valle del Tevere. Quindi è necessario in quest'ottica individuare al più presto delle soluzioni per un territorio che è già fortemente stato penalizzato per quanto riguarda i collegamenti, e faccio riferimento a, come per esempio, al trasporto ferroviario e quindi la ex FCU, e anche la chiusura di questo tratto andrebbe ulteriormente a peggiorare la situazione. Per questo, assessore, la interrogo per conoscere quali azioni, interventi la giunta regionale intende mettere in campo affinché il ponte di Montemolino possa tornare ad avere piena funzionalità in considerazione proprio degli anni di vita residui, al fine di garantire una corretta viabilità per il territorio. Grazie. Assessore Melasecche. Ho fatto un sopralluogo personalmente con i sindaci e i consiglieri comunali e regionali. C'era il sindaco di Monte Castello Vibio, c'era il vice sindaco di Todi, il sindaco di Fratta Todina, vari consiglieri regionali,
perché obiettivamente quel ponte necessita di un intervento urgente. Purtroppo, va detto, il decennio sta per scadere nel 2022 e l'eredità che abbiamo non è delle migliori, perché il ponte, io sono andato sotto al ponte e nonostante la limitazione di velocità e di carico, vibra completamente quella struttura che risale ai primi decenni del secolo scorso e è fatiscente, senso unico alternato, problemi enormi. È uno dei problemi di cui ho parlato in giunta in numerose occasioni. Ci sono tre soluzioni progettuali, le stiamo esaminando tutte e tre, ma ci stiamo orientando su quella più razionale, perché le cose vanno fatte bene, soprattutto perché rimettere le mani nel fare una manutenzione, anche se straordinaria, non può bastare e non risolve il problema per sempre. Come giunta ho avuto il via per trattare con la Cassa Depositi e Prestiti la costituzione di un fondo per le progettazioni, fondo rotativo per le progettazioni, perché senza i progetti esecutivi non si riescono a prendere i treni dei finanziamenti. Quindi è in cima agli interessi e agli obiettivi di questa giunta, come abbiamo fatto ripartire la variante di Castiglion del Lago, opere importantissime su Orvieto, su altri comuni che giacevano non realizzate da decenni. Adesso stiamo puntando sul ponte di Montemolino. Si tratta adesso di Tempo, acquisire, assessore, tempo. concludo, la progettazione esecutiva, acquisire finanziamenti in qualsiasi modo, o europei o di altro genere, in modo tale da andare a realizzare quest'opera. Informeremo il Consiglio mano a mano dei progressi che riusciremo a fare. Grazie. Consigliera Pepucci vuole replicare? Prego. Sì, ne ringrazio per la risposta e anche per l'attenzione che l'assessore e la giunta stanno proprio mettendo su questo tema. Sappiamo che la scadenza è vicina e che sicuramente la situazione è molto di difficile gestione. Quello che veramente continuiamo a chiedere, continueremo appunto a farlo, è di mantenere alta l'attenzione su questo tema che è molto importante per non solamente per due comuni, ma per un'intera area dell'Umbria. Grazie. L'ultimo question time interroga il consigliere Pastorelli. Sì, grazie signor Presidente. Prego. Innanzitutto vorrei mandare un affettuoso saluto all'amico l'assessore Luca Coletto da parte di tutto il gruppo della Lega Umbria. In merito all'interrogazione chiediamo di prevedere la possibilità per comuni e regioni di stipulare convenzioni con titolari di taxi noleggio con conducente al fine di integrare il trasporto pubblico locale. Tutti sappiamo che a seguito dell'emergenza causata dal Covid-19 e dei conseguenti provvedimenti atti ad arginare il rischio di contagio, la mobilità urbana ed extraurbana ha subito una notevole riduzione della portata dei passeggeri a bordo dei mezzi impegnati a svolgere il trasporto pubblico di linea. Che a tale proposito i taxi e il noleggio con conducente dell'Umbria si mettono a disposizione proponendo lo svolgimento di un servizio programmato che dia garanzie di accessibilità, regolarità, convenienza e razionalizzazione nell'interesse pubblico, proponendo una soluzione pratica e di veloce attuazione. L'area urbana, semiurbana e l'Interland potrebbe essere gestita dai comuni con un servizio flessibile a chiamata attraverso un numero destinato agli utenti o tramite l'utilizzo diretto dell'enumerazione dei centralini radiotaxi già in uso. Per coprire tutte quelle zone che risultino avere dei costi troppo alti con servizio di trasporto pubblico locale in base al numero di utenti limitato, prendendo accordi su tariffe, ovviamente, modalità e tempi di riscossione direttamente con i titolari di concessioni comunali taxi e con strutture radiotaxi già operante.
Tenuto conto che il servizio taxi potrebbe essere per i comuni lo strumento di attuazione più pratico e semplice, in quanto i principali comuni hanno già un apparato organizzato come il radio taxi, con una capacità di servizio già testata, oltre ad avere un'organizzazione capillare su tutto il territorio urbano, rilevato inoltre che il servizio noleggio con conducente potrebbe andare a coprire l'area extraurbana in supporto dei bus di linea, mettendo a disposizione auto e van che collegano comune a comune, e laddove l'utenza superi il numero consentito dalla capienza dei bus, l'utente stesso potrà, attraverso chiamata ad un numero destinato, prenotare il servizio di noleggio con conducente che entro 30 minuti garantirà il trasferimento. Si potrà prevedere inoltre anche un servizio di totale sostituzione di mezzi di linea dove c'è un'utenza limitata o ridotta. Considerato inoltre che i servizi a supporto dell'area extraurbana dovranno essere gestiti dalla Regione Umbria di concerto con gli operatori noleggio con conducente, sia per quanto concerne l'organizzazione che per il redigere il piano tariffario e stabilire le modalità di pagamento da parte dell'utente e di riscossione da parte degli operatori del noleggio con conducente. Che ad oggi tali provvedimenti di integrazione al trasporto pubblico di linea sono già regolarmente utilizzati da altre regioni e comuni. Cito alcuni, la città di Genova, la città di Venezia, il Trentino Alto Adige ed altre località. Tutto ciò premesso e considerato, interroghiamo la Giunta regionale e l'assessore alle infrastrutture, trasporti, opere pubbliche e politiche della casa per sapere se intendono usufruire dell'opportunità consentita dal decreto Ristori che prevede la possibilità per comuni e regioni di stipulare convenzioni con gli operatori di trasporto pubblico locale, titolari di taxi e noleggio con conducente, al fine di integrare il trasporto pubblico locale per garantire sia la mobilità che la sicurezza anticontagio, ovviamente. Grazie Presidente. Grazie consigliere Pastorelli. Assessore Melasecchi, prego. Dunque, come ripetuto in numerose occasioni e come ben sa il consigliere Pastorelli, la Giunta sta facendo di tutto per passare dalla fase precedente del trasporto pubblico locale, governata con atti d'obbligo, cioè fuori della legge e fuori dal mercato, perché in questo modo garantiva praticamente il servizio senza una gara, cosa che è obbligatoria per legge, e soprattutto con un aumento di costi stratosferico per la regione che ha portato ad un indebitamento enorme che proprio in questi giorni questa giunta sta saldando e chiudendo con il passato. È chiaro che il presente e il futuro vanno ridisegnati, e io in più di un'occasione, parlando con le con Bus Italia, che rappresenta l'ampia maggioranza delle tre società consortili a responsabilità limitata che hanno vinto la gara a suo tempo e che gestiscono i tre bacini dell'Umbria, ho detto che era opportuno abbattere i costi, velocizzare, dare efficienza. In che modo? Anche introducendo servizio a chiamata, evitando di far girare autobus enormi vuoti, ma sostituendoli con mezzi più piccoli e, perché no, anche con taxi. È chiaro che tutti comprendono che l'imprenditore non lo fa la regione. La regione è l'ente pubblico che coordina. Quindi, per quello che mi riguarda, la gara che già è stata impostata, perché già abbiamo l'advisor della gara e Umbria Mobilità ha già avuto l'input formale da parte dell'assessorato di cominciare a lavorare per la gara, dovrà indubbiamente considerare questi aspetti. Quindi, nell'ambito di una efficientazione del servizio, nell'ambito di una abbattimento dei costi inutili, dei consumi inutili, anche dal punto di vista ambientale, perché far girare autobus a maggior ragione a gasolio, comunque a metano, vuoti, non serve a nessuno.
Su questo abbiamo avuto confronti con i sindacati, abbiamo avuto confronti con le aziende, anche con i servizi di taxi. È chiaro, questo ce ne rendiamo conto, che un sistema moderno è un sistema che non è che può accontentare tutti a prescindere, perché la conseguenza immediata sarebbe un aumento delle imposte o l'aumento dell'imposta sul bollo o delle accise sui carburanti o della addizionale IRPEF regionale, che questa giunta non intende assolutamente praticare. Quindi deve essere un sistema efficiente che fornisce un servizio a tutti i territori, come dicevo prima con il consigliere Bianconi, ma che di certo non faccia lievitare i costi per la regione, perché sarebbe una rimessa certa per tutti gli umbri, come è avvenuto fino ad oggi. Quindi è un tema aperto, chiudo, grazie. È un tema apertissimo, perché nel corso del 2021 andremo a delineare la gara e quindi sarà il tema dei tempo, assessore, di tempo. Grazie assessore, la replica del consigliere Pastorelli, prego. Grazie presidente, la ringrazio per il lavoro che svolge assieme a tutta la giunta, la presidente, per la nostra regione. Ovviamente, come ha detto lei, ha ricordato che veniamo da una situazione pregressa molto difficile e complicata. Mi sembra di aver capire che non ha chiuso le porte a nessun tipo di strada, ovviamente. Non è chiusa nessuna porta. Ovviamente in un ambito di sana gestione, come lei ha ricordato, e su questo siamo pienamente d'accordo, assessore. La ringrazio per il chiarimento e le auguro un buon proseguimento e un buon lavoro. Grazie.